Oggi superiamo ogni limite dell'orrore perché andiamo a parlare di Jeffrey Dahmer, conosciuto anche come il cannibale di Milwaukee. Jeffrey nasce da Lion e Joyce Dahmer il 21 maggio del 1960 a Milwaukee, Wisconsin, Stati Uniti. Eccezion fatta per un'ernia inguinale che l'ha portato a subire un'operazione, la sua infanzia è tranquilla e serena. Lui è un bambino socievole che gioca tranquillamente con gli amici e ama i suoi genitori. Al suo papà scrive delle affettuose lettere con dei disegni. Al padre pone anche delle domande che a noi sembrano ovviamente inquietanti, ma che lui ha preso come semplici curiosità di un bambino intelligente. Domande che riguardano lo sbiancamento e la conservazione delle ossa. Anche se non fa del male agli animali né mai li uccide, ha l'abitudine di prendere le loro carcasse per giocare con le ossa. A 6 anni c'è un grande cambiamento nella sua vita. Appena dopo la laurea in chimica del padre, si trasferiscono in Ohio. Qui incomincia a cambiare carattere perché intanto è lontano da tutti i suoi amici. Poi si sente anche abbandonato dai genitori. Il papà, che era abituato a giocare sempre con lui e a dargli mille attenzioni, comincia a non avere più molto tempo per stargli dietro a causa dei suoi impegni. La madre, che era un'ipocondriaca, si ammala anche di depressione, non riesce quindi, con i suoi problemi di salute, a seguire il figlio. I due genitori si accorgono che il bambino è sempre più chiuso in se stesso e si estranea da tutto il resto del mondo. Quindi, anche se tra di loro non vanno più d'accordo e continuano a litigare, decidono insieme di regalargli un cagnolino e oltre a questo gli fanno scegliere il nome del fratellino quando nasce. Lui ha scelto come nome David. A scuola è considerato uno studente per bene, una persona educata e anche intelligente, però lui capisce di essere omosessuale in un periodo dove si credeva ancora che fosse una malattia. Ma il problema non è solo questo, c'è ben di peggio. Nelle sue fantasie erotiche immagina dei ragazzi inermi, senza vita. Quindi l'alcol serve proprio a questo, a distrarsi da questi pensieri orribili. A 17 anni poi ci sono altri problemi in famiglia. Papà viene a scoprire che la mamma lo sta tradendo con un altro uomo e con questo secondo uomo, una volta che si separano, va a vivere portandosi dietro il secondo figlio, David. Il padre invece ha deciso di prendersi una stanza in un motel e Jeffrey rimane a vivere da solo. Per adesso ha questi pensieri tremendi, ma ancora non ha fatto delle vittime, anche se ci ha pensato, perché c'era un ragazzo che tutte le mattine correva vicino alla sua casa.
solo che il giorno che ha deciso di aspettarlo per aggredirlo, il ragazzo non è passato e poi da lì non si è più visto. Quindi con lui non ha avuto altre occasioni. Adesso però si sente pronto a trasformare in realtà le sue fantasie. Ed è a 18 anni, poco dopo aver preso il diploma, che incontra la sua prima vittima. Si tratta di Steve, un 19enne che sta facendo l'autostop per andare a un concerto. Quindi lo invita a salire in macchina per andare a bere insieme a casa qualche birra. Arrivati si mettono a bere, ascoltare musica e anche a parlare. Steve parla di storie di ragazze, quindi è chiaro che non è gay e Dahmer si trova particolarmente a disagio in questa situazione perché capisce che non ci può provare. Arriva anche l'orario in cui lui vuole andare via al concerto e non vuole fare tardi, ma Dahmer non vuole vederlo andare via, vuole che rimanga lì con lui. Quindi lo stordisce con un manubrio, poi lo soffoca. Una volta ridotto senza vita, ha con lui un rapporto sessuale. Poi appoggia la sua testa sul suo petto e dopo essere stato un po' così, porta il corpo nel seminterrato, dove con un coltello lo smembra. Prende i vari pezzi e li mette dentro dei sacchi della spazzatura. Arrivata la notte, prende i sacchi e li mette in macchina e si dirige verso la discarica. Però, come sempre, è ubriaco perso e anche alla guida questa cosa si vede. Viene fermato dalla polizia che controlla un pochino così, chiede perché ci sono tutti quei sacchi e lui risponde che i genitori si sono divorziati, lui non riesce a dormire perché la situazione familiare è pesante e quindi ha pensato di andare a buttare la spazzatura per passarsi anche un po' di tempo. Il suo bell'aspetto e la sua educazione portano gli agenti a credere in quello che dice. Per questo gli danno soltanto una multa per guida pericolosa e lo invitano a tornare a casa perché ovviamente non è in condizioni di guidare. Tornato indietro, prende i pezzi del corpo e li sotterra nel giardino dietro casa. In un secondo tempo va a recuperare questi resti. La carne la fa sciogliere nell'acido e quello che ne rimane lo butta nel gabinetto, mentre le ossa le sbriciola con una mazza per poi sparpagliarle nel bosco. Un mese e mezzo dopo questo suo primo omicidio inizia l'università, che però non dura più di 3 mesi perché il consumo di alcol non gli permette di studiare. Così il padre lo convince ad arruolarsi nell'esercito degli Stati Uniti. Ma anche qui l'alcol provoca grossi problemi, perché lui viene impegnato come infermiere in un ospedale militare ed è proprio in questo ospedale che spesso si ritrova ricoverato a causa del suo vizio. Alla fine la condizione è ingestibile, quindi viene congedato.
decide di andare a vivere a Miami Beach, in Florida, dove trova lavoro in un alimentari. Ma il vizio del bere non è che l'ha perso. Tutto quello che guadagna lo spende in alcolici, fino a quando lo sfrattano dalla camera in motel per non aver pagato l'affitto e si ritrova a dormire in spiaggia. Era andato lì per essere indipendente, per farcela da solo, ma ancora una volta deve chiedere aiuto alla sua famiglia. Chiama suo padre e gli chiede di andarlo a prendere. È tornata a casa da suo papà e dalla sua nuova moglie. Cerca di dare una mano alla famiglia e cerca anche di disintossicarsi dall'alcol, ma non è una cosa semplice, difatti non ci riesce. Tanto è vero che prende anche una multa e 10 giorni di reclusione per guida in stato di ebbrezza. Si pensa quindi che la cosa migliore sia per lui andare a vivere dalla nonna, visto che con lei c'è un forte legame. Insieme si occupano della casa, vanno in chiesa la domenica e escono insieme per le commissioni. Lei lo sostiene anche economicamente per 2 anni, dopo che per 10 mesi ha lavorato in un centro di prelievi del sangue, per essere poi licenziato, rimanendo disoccupato fino a quando nel 1985 trova lavoro in una fabbrica di cioccolata. In quel periodo scopre i locali gay e comincia a frequentarli assiduamente. Lì il suo orientamento sessuale non è un problema. Non dobbiamo però dimenticare che il suo problema non è di desiderare dei ragazzi, ma è quello di desiderarli senza vita. Le sue voglie non sono per niente normali. La nonna ritrova un manichino dentro l'armadio che aveva rubato in un centro commerciale per usarlo sessualmente. Ed è proprio come quel manichino che la famiglia obbliga a portare via, che vuole ridurre i ragazzi con cui ha dei rapporti. Effettivamente, dopo il primo omicidio, quello che faceva quando era con un ragazzo era di stordirlo, mettendo dei sonniferi dentro al bicchiere, in modo da ridurlo più o meno come quel manichino. Tutto ovviamente prima di uccidere e avere dei rapporti con il ragazzo da morto. La nonna ama profondamente suo nipote, ma nel 1988 è costretta a chiedergli di andare via da quella casa, perché proprio non ce la fa più a sopportare il fumo, l'alcol, il via vai dei ragazzi la notte e soprattutto quel terribile odore che viene su dal seminterrato. Andato a vivere in una camera in affitto, senza la presenza della nonna, è ancora più libero di portarsi a casa tutti i ragazzi che vuole. Li conosce nei bar gay, ma a volte anche per strada. Sono quasi tutti afroamericani o asiatici.
Lui non ha grossi problemi a farsi seguire, perché il suo bell'aspetto non fa certo immaginare che il finale, dopo aver promesso soldi per delle fotografie, sia quello di essere storditi, ammanettati, violentati, uccisi e infine sciolti nell'acido in un grosso contenitore. Tutto viene immortalato dalla Polaroid. La camera è piena di fotografie. Le vittime sono veramente tantissime, quindi non le andiamo a nominare tutte. Parliamo solo di due storie perché nel primo caso si è quasi fatto scoprire quello che succedeva nella casa di Dahmer, mentre nel secondo caso si passa proprio all'arresto. Il primo è il caso di un 14enne, Konarak, che quando si dice i casi della vita, era il fratello di un ragazzino che Dahmer aveva molestato nel 1988. Difatti, tra le volte che era stato fermato e condannato, c'era appunto questa per molestia nei confronti di questo fratello del ragazzino. Gli offre del denaro per fare delle fotografie con la Polaroid, come faceva di solito. Poi l'ha portata a casa, ha fatto appunto queste fotografie dove l'ha fatto posare in mutande. Nel frattempo l'ha come sempre drogato e mentre ha aspettato che perdesse completamente i sensi, l'ha portato in camera da letto, l'ha ammanettato, anche quella era una cosa che faceva di solito alle sue vittime, e si è messo poi lì vicino a lui. Tra l'altro, nella stanza c'era ancora il corpo di un ragazzo che aveva ucciso pochi giorni prima e che ancora non aveva toccato, non aveva tolto di lì. Il ragazzino è sotto gli effetti dei sonniferi, quindi non è in grado di reagire né di dire qualcosa a riguardo di quel corpo nudo per terra. Dopo essere stato un po' vicino a lui e aver tenuto la testa sul suo petto, prende un trapano e pratica un foro proprio nel cranio. Quindi, con una siringa, tramite questo foro, inietta dell'acido cloridrico mischiato ad acqua calda. Decide anche di andare a comprare altri alcolici, quindi esce, lasciando il ragazzo in quelle condizioni sul letto, sicuro che non si sarebbe mosso. Ma quando rientra, trova, e certo non se l'aspettava, il ragazzo che era riuscito a arrivare alla strada. Era seduto sul marciapiedi e farneticava cose, si vedeva che era spaventato e con lui c'erano tre ragazze afroamericane. Lui prende il ragazzo dicendo alle donne che era un suo amico e lo avrebbe riportato a casa perché intanto era solo ubriaco. Le tre donne però non vogliono che porta via il ragazzo perché negli occhi di lui vedono il terrore.
Quindi chiamano la polizia, spiegando che c'è un ragazzo che ha bisogno di aiuto e un altro che invece sta cercando di portarlo con sé. Arrivano due agenti che cercano di capire cosa è successo. Le tre donne continuano ad insistere che il ragazzo ha bisogno di essere portato in ospedale e che il ragazzo arrivato dopo lo vuole portare via. Dahmer spiega invece che è semplicemente un suo amico che si trova nudo per strada perché è completamente ubriaco e che lui lo vuole riportare a casa per farlo riprendere. Può anche dimostrare che sono amici perché in casa ha delle fotografie che si sono scattati poco prima. Poliziotti quindi entrano in casa e lui gli fa vedere le Polaroid con gli scatti che aveva fatto al ragazzo già solo in mutande. E loro assolutamente non guardano in casa, quindi la situazione è che ci sono due agenti in soggiorno e un morto in camera per terra. E non succede assolutamente nulla. Si informano soltanto a riguardo del cattivo odore. Lui racconta una scusa qualsiasi, salutano e se ne vanno, lasciando il ragazzo affidato al suo carnefice. Una volta rimasti da soli, cerca di nuovo di lobotomizzarlo e questa volta muore. Quando si verrà a scoprire tutto, i due agenti riescono a convincere che non c'entra nulla il razzismo se non hanno dato retta alle tre donne afroamericane o non hanno cercato di proteggere di più il ragazzo asiatico. Semplicemente Dahmer era la persona più calma, quindi sembrava quella più credibile. I due vengono rimossi dal loro lavoro per un breve periodo, poi vengono reintegrati e addirittura uno di loro ha modo di fare carriera. Quella di Tracy è la storia più importante di tutte tra le vittime perché riesce a portarlo all'arresto. È il 1991 e lui è con due amici tranquillo al bar che chiacchierano. Dahmer arriva e come sempre propone di pagarli per fare delle fotografie. I suoi due amici non accettano, mentre lui dice che va bene e lo segue. Arrivati a casa, la prima cosa a colpirlo è il cattivo odore. Poi nota anche che per terra ci sono tante confezioni di acido cloridrico. Difatti gli chiede anche a cosa serva e Dahmer risponde che ci pulisce i mattoni. Dopo un po' lui sta guardando l'acquario e sente che gli sta mettendo una manetta. L'altra non riesce a mettergliela perché lui si gira e chiede cosa sta succedendo e vede che in mano ha un coltello. Quindi cerca di stare calmo, anche se è impaurito. Cerca anche di assecondarlo. Si toglie la maglietta, gli dice andiamo a fare le fotografie. Insieme vanno in camera da letto, dove sulle pareti ci sono tutti i poster e le fotografie di uomini nudi. Insieme si sdraiano sul letto e Dahmer appoggia la sua testa sul suo petto
ed esclama: Sento il tuo cuore, lo mangerò. Tracy cerca di assecondarlo in tutto, però gli chiede anche di andare in bagno, se possono bere nel soggiorno in modo da stare più freschi, poi una seconda volta in bagno, perché cerca di prendere tempo fino a quando non vede che Dahmer ha un momento di cedimento e infatti appena lui si distrae un po', lo colpisce forte in faccia e si dirige verso la porta. Arrivato per strada, vede due agenti, gli racconta un po' la sua brutta avventura e gli chiede di togliergli le manette. Quindi insieme vanno alla casa di Dahmer per recuperare la chiave e lì entrano in camera dove trovano una marea di fotografie che riprendono ragazzi smembrati. Incominciano così a guardarsi un po' intorno e trovano nel frigo la testa mozzata di un ragazzo. Altre tre sono nel freezer a pozzetto insieme ha dei muscoli e ha degli organi già porzionati per essere mangiati. Nel frigo ci sono anche due cuori che stanno gocciolando sangue. L'orrore non finisce qui, perché si trovano anche due scheletri, delle mani mozzate, dei peni recisi e del cuoio capelluto mummificato. Quindi Dahmer viene subito portato via dalla casa degli orrori e il 23 luglio del 1991 confessa 17 omicidi. Racconta come abbia provato in quasi tutti i casi, prima di ucciderli, a praticare una sorta di lobotomia, bucando con un trapano e iniettando acido mischiato ad acqua calda. L'intenzione era quella di trasformare i ragazzi in zombie. Tra i suoi racconti c'è anche quello delle ossa, che in alcuni casi voleva conservare, quindi le puliva e le sbiancava, mentre altre cercava di distruggerle perché non gli interessavano. Spiega della sua particolare attrazione per i morti. I suoi non sono normali atti di necrofilia. Non si limita ad andare con i ragazzi quando sono senza vita, ma anche quando li smembra, trova particolarmente eccitanti le loro viscere e arriva al piacere utilizzando i loro intestini. E ancora racconta di come ha mangiato dei fegati, dei cuori, della muscolatura e come cercava con delle spezie di rendere la carne più morbida. Il processo inizia per 15 capi d'accusa il 30 gennaio del 1992. Tra questi, oltre l'omicidio, ci sono lo stupro, la necrofilia, il cannibalismo, lo squartamento, gli atti osceni in luogo pubblico e l'adescamento di minori. Ora, l'unica possibilità della difesa è quella di dimostrare la malattia mentale. Ma la sentenza del 13 luglio del 1992 lo dichiara completamente in grado di intendere e volere, quindi lo condanna a 957 anni di carcere, che sarebbero 15 ergastoli. Questo assicura che non ci sarà mai sconto di pena o qualsiasi altra cosa che lo possa mettere in libertà. Viene portato nel carcere del Wisconsin e qui forse chi lo prende in affidamento
non trova troppo giusto che per lui non ci sia la pena di morte. Quindi, dopo solo 2 anni di detenzione, viene lasciato da solo in una cella con Christopher Scarver, un detenuto schizofrenico particolarmente violento che lo uccide. I genitori di Dahmer non sono d'accordo per quanto riguarda la salma. Il padre lo vuole cremare, mentre la madre lo vuole donare alla scienza. Alla fine donano alla scienza il cervello, mentre cremano il resto del corpo. A lui vengono dedicati quadri, canzoni, citazioni. Nel 2002 esce il film Dahmer. Il cannibale di Milwaukee. Bellissimo, io non so quante volte l'ho visto. Oggi Dahmer è anche una serie TV su Netflix, ma io devo ancora cominciare a vederla. Se il video ti è piaciuto, lascia like. Iscriviti al canale e condividi con gli amici. Noi ci vediamo in un prossimo video.